Carissimi amiche e amici, avrei voluto essere qui con voi a festeggiare il primo decennale della vostra associazione. E invece impegni istituzionali mi portano nello stesso giorno dall'altra parte del mondo. Comunque, pur nella distanza, sono con voi a ribadire l'importanza e l'urgenza di parlare di nuovi cittadini, di parlare di seconda generazione, di un'altra Italia, sempre più plurale, che purtroppo stenta ancora ad essere riconosciuta. La parola straniero non è un insulto. Un turista che viene da un altro paese per visitare l'Italia è uno straniero. È un dato di fatto, ma è offensivo chiamare e considerare stranieri dei ragazzi che qui nascono, crescono, giocano, studiano, lavorano, si innamorano, ma proprio come voi. Io credo che oggi noi dobbiamo partire anche da quello che è la vostra esperienza, ciò che voi riuscite a comunicarci, ciò che voi ci state trasmettendo, per capire che l'Italia oggi è questo, siete voi con tutti gli altri giovani, non c'è nessuna differenza. Iniziare la prima elementare con le stesse opportunità, pari opportunità per tutti, aiuta a crescere una nuova e a far crescere una nuova generazione con un'apertura, un approccio verso le politiche, verso il mondo, verso l'intercultura, verso una società multiculturale che è molto più aperta, molto più bello e anche una politica inclusiva. Non farà bene all'Italia far crescere le nuove generazioni con il marchio dell'esclusione e della disparità. Dobbiamo dare spazio e voce alle seconde generazioni, come dobbiamo dare spazio e voce a tutti i giovani, come dicevo prima, vecchi e nuovi cittadini. Ma tutti insieme dobbiamo lavorare. È soltanto un agire insieme. L'agire insieme è quello che ci porta verso una soluzione di prevenire conflitti. Se noi vogliamo rafforzare la posizione di tutti i giovani, se noi vogliamo rafforzare un'Italia che cresce e è aperta a tutto il mondo, dobbiamo investire sui giovani. Troppi ragazzi vivono nell'incertezza o peggio, ancora sviluppano una disperata sensazione di inutilità. L'Italia ha un triste primato, è tra i paesi in Europa dove più alta è la percentuale dei NEET, cioè giovani che né studiano né lavorano. Lo spreco delle persone è il peggiore, è il più grave degli sprechi e noi dovremmo saperlo, ma anche proprio attraverso la nostra storia, la storia dell'Italia, che prima fu una storia di emigrazione e oggi è una storia di immigrazione. Vedere attraverso il mondo come le persone che provengono dalla nostra emigrazione oggi sono le risorse per altri paesi, sono punti di riferimento e dovremmo sapere che investire sulle persone è sempre vincente. Solo se mettiamo al centro la persona umana e ancora di più i più giovani, solo se daremo loro il riconoscimento che gli spetta, sostenendoli nella ricerca della propria persona, della propria strada, nel rafforzare la loro identità e nell'espressione dei propri talenti, solo e soltanto in questo modo avremo gettato le basi di un paese che ha futuro e in cui vivere può essere bello. Io vi auguro veramente un bellissimo lavoro e mi ha fatto veramente piacere incontrare alcuni di voi a New York, nel Palazzo di Vetro. È stato veramente per me un'emozione molto forte vedere queste seconde generazioni che rappresentano l'Italia ovunque, in tutte le sedi e ritrovarvi a New York. Per me è stata veramente un'esperienza meravigliosa. Grazie e buon lavoro.